Ciao a tutti, sono le 6 e un quarto del mattino e sono ancora mezzo rincoglionito. Stanotte ho proprio dormito molto poco. Ieri per l'ennesima volta ho dovuto portare mia moglie al pronto soccorso perché lei continua a lamentarsi, ad accusare dei forti dolori al petto. Il problema è che tutte le volte che va appunto al pronto soccorso o va dal medico, pur facendo un sacco di esami, elettrocardiogramma, tutto quello che volete, non risulta niente di, come dire, preoccupante. Però lei proprio dice che ha un male molto forte, ma veramente molto forte, appunto se devo portarla al pronto soccorso potete immaginare. Però appunto ieri l'ho portata ancora una volta, è stata lì praticamente tutto il giorno, gli hanno fatto un sacco di esami, ma ancora questa volta, come dire, niente. Secondo il medico, secondo gli esami, i risultati degli esami che ha fatto, ha detto che potrebbe essere un'angina. Adesso non so specificamente cosa lui intende, però ha detto che potrebbe essere angina. E quindi sarebbe meglio fare una visita specialistica da un cardiologo. Cazzo, fare una visita dal cardiologo, o meglio, con un cardiologo tramite il SUS, tramite la salute pubblica, fa prima a morire. Io ho provato a chiedere, c'è qui a Sorocaba una clinica, diciamo, specializzata in cardiologia. Gli ho chiesto quanto costa la visita, 500 reali solamente la visita. Ho detto sì, ok, grazie. Quindi, boh, non lo so, veramente. So che in qualche modo dobbiamo scoprire cosa sia. Però è difficile. Quindi appunto dicevo, ieri appunto l'ho portata al pronto soccorso, siamo arrivati a casa, cos'era, mezzanotte, una cosa del genere. Poi sapete com'è, io sto lì un po' a fare qualcosa, sto lì a leggere. Poi stamattina alle 4, 4 e mezza la mia cagnolina non è stata bene. La mia cagnolina soffre di epilessia. E quindi ogni tanto gli vengono appunto delle crisi epilettiche ed è triste vederla, poverina. Poi gli passa, per l'amor di Dio. Però non è bello vedere la propria cagnolina lì che con una crisi del genere. E quindi, boh, alle 5 ero già lì a fare il caffè per me e ho detto che cacchio faccio. Se torno nel letto, col sonno che ho, mi sveglio minimo alle 10. E quindi, boh, finito di fare il caffè, finito di fare le mie cose, sono già andato, come dire, a lavorare. Ho fatto per il momento solamente una corsa e vediamo oggi. Per di più, oggi qui è festa. Oggi qui in Brasile, oggi è il 12 ottobre. Oggi è il Dia da Criança, cioè il giorno dei bambini. È un giorno festivo, però una festività commerciale. L'hanno praticamente inventata solamente per poter vendere di più. Beh, vedremo oggi cosa succederà, se ci sarà movimento. Non mi ricordo nemmeno più se il commercio è aperto, se la gente lavora, giuro, non mi ricordo più niente, so che è festivo e pronto. Vedremo, e vedremo se riuscirò a mostrarvi qualcosina, approfittiamo appunto di questa giornata strana e vediamo cosa succederà. Quindi, ci vediamo dopo, ciao.
quanto pare oggi si preannuncia come una giornata di cacca. Avevo preso una signora, una ragazza, l'ho portata a Botorantin. Dopo sono rimasto lì ad aspettare perlomeno una corsa che mi riportasse a Sorocaba. Uè, niente, sono stato lì quanto? Quasi mezz'ora. Nessuna chiamata. Allora, pertanto così, piano piano, sono ritornato appunto qui a Sorocaba e adesso vediamo cosa succederà. Guarda, lavorare nei giorni festivi è sempre una rottura di balle. Allora, approfitto però per darvi due consigli. Nel caso doveste guidare appunto qui in Brasile, allora appunto due consigli. Il primo è che quando magari vi fermate al semaforo, magari c'è una coda, c'è qualcosa, lasciate sempre uno spazio per far passare le moto, di solito qui sulla sinistra, perché appunto come sapete qui è strapieno di moto e non hanno la minima coscienza, loro ti passano a destra, a sinistra, sopra, sotto, proprio non gliene frega assolutamente niente. E quindi è meglio appunto lasciare sempre uno spazio tra voi e la macchina che vi sta praticamente di lato, in modo che la moto possa passare. In questo modo evitate che qualcuno involontariamente vi rompa, che ne so io, lo specchietto. Evitate di litigare con i motociclisti che hanno un brutto carattere e quindi è meglio, appunto, come ho detto, lasciare uno spazio per loro e tanti saluti. Altro consiglio, ad esempio come sono adesso, quando voi parcheggiate o vi fermate vicino a marciapiede, a qualcosa, non state molto vicino proprio contro il marciapiede. Per quale motivo? Perché proprio contro il marciapiede è molto facile trovare bottiglie rotte, viti, chiodi, c'è di tutto, ma veramente di tutto. Quindi se volete evitare di trovarvi con la ruota, con il pneumatico forato, lasciate, che ne so io, un 30 centimetri dal marciapiede, in questo modo state un attimino tranquilli. Perché dico un attimino? Perché a volte non si vede. Quindi è vera sta cosa, Attenzione specialmente alle bottiglie rotte o alle viti, che a me è già successo più di una volta, appunto dopo di trovarmi col pneumatico forato, ed è una gran rottura di balle, ok? Quindi, ripeto, oggi non ho idea cosa succederà. La Uber oggi è fuori di testa. Di solito la Uber manda, come dire, le corse al motorista che è più vicino. Con la Uber è appena passato un Porsche decappottabile molto bello, vabbè. Stavo dicendo, con la Uber è molto difficile che io vada a prendere un passeggero molto lontano. Perché lo scopo qual è? Fare in modo di andarlo a prendere subito il passeggero, per non farlo aspettare molto. Invece oggi non so cosa sta succedendo, mi manda delle chiamate di prendere il passeggero a 3, 4, 5, 9 chilometri da dove sono, mai successa una cosa del genere. Quindi, ripeto, oggi è una giornata strana per tantissimi motivi. Vedremo quello che riuscirò a fare. Forse sarebbe stato meglio che fossi rimasto nel letto e però ragazzi, i soldi servono. Quindi vedremo. Ci vediamo dopo.
andiamo a prendere Matteus per portarlo in un quartiere che non è molto bello, un quartiere qui di Sorocaba che si chiama Villa Elena. Non è certamente uno dei migliori, però oggi, gente, vi posso dire, oggi va così. Adesso quello che non ho capito è che devo andarlo a prendere in una via che è strana, non ci sono case lì. Beh, andiamo. Ehi, arriva la moto, ve l'ho detto, no? Vediamo appunto dove cavolo sarà questo Matteus. Matteus già mi sta sul culo, perché non ho fatto nemmeno in tempo, dopo neanche un minuto, a mettere in moto, che mi ha già mandato un messaggio: ma stai arrivando? Sì che sto arrivando, imbecille, dammi tempo. Strade ce ne sono, però è strano, uno che abita in questo quartiere, che è uno tra i più belli di Sorocaba, che vada invece in un altro quartiere che è una porcheria. Dove cazzo è sto Matteus che rompeva i coglioni? Baby, you give me ice and fire.
gentle wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Allora, sono le 9 del mattino, sta piovendo, o meglio, ha piovuto, però pioverà ancora. Ho una voglia matta di prendere un bel caffè, magari con una merendina qualcosa, e in più mi scappa la pipì. Vabbè, gente, sono sincero, a volte il Brasile è una gran rottura di balle. Ho voglia di un caffè. Ci credete che trovare un posto dove prendere un caffè qui in Brasile, o perlomeno qui a Sorocaba, è un problema? Qui trovate un casino di locali, di bar, tutto quello che volete per prendere una birra o che vendono alcolici, roba del genere. Ma trovare appunto un posto dove vendono un caffè, cacchio, ce la diventare matti. Di solito lo si trova in quello che qui chiamano padaria, cioè sarebbe tipo panettiere, un po' strano, eh? Però anche lì non tutte le padaria hanno il caffè, quindi ripeto, due palle. Io per quello mi porto, prima mi portavo il caffè da casa dentro un termos, adesso mi porto un tè. Però ogni tanto un caffezinho andrebbe anche bene. Vabbè, vorrà dire che aspetterò quando andrò a casa. Allora, gente, ripeto, oggi sta piovendo, oggi è una giornata strana e quindi direi che tutto sommato un giro l'abbiamo fatto. Io direi che possiamo anche chiudere qua. Però vi do un altro consiglio, visto che oggi sono in vena. Allora, se voi appunto doveste guidare in una grande città, assolutamente guidate sempre con i finestrini completamente chiusi, ok? Non avete idea di quanti cellulari stanno rubando. Mentre siete lì, fermi al semaforo, all'incrocio, non avete idea di quello che fa certa gente per rubarvi il cellulare. Quindi mi raccomando, io non lo faccio qui a Sorocaba, prima perché tutto sommato qui è tranquillo e poi perché non uso l'aria condizionata, perché sennò la mia auto consuma in un modo esorbitante.
Però ripeto, voi che venite qui a fare le ferie, magari noleggiate un'auto e magari siete appunto in una capitale, in una grande città, assolutamente finestrini chiusi, aria condizionata e tranquilli, ok? Quindi ragazzi, il video di oggi era questo, ripeto, un giretto l'abbiamo fatto, qualcosa avete visto e noi, se Dio vorrà, ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!